piacerà moltissimo. Ci sono le ultime novità in fatto di cosmetica. So che è così conosciuto che ha fatto il tutto esaurito nelle ultime 2 settimane. Già, per avere l'invito ho dovuto chiamare le persone giuste. Oh, fantastico! Non vedo l'ora di rendere più affascinante il mio look. Bellezza a fior di pelle. Va bene, Clover, devi dirci tutto. Già, sembri pronta per il tappeto rosso più che per il corridoio della scuola. Oh, non posso vestirmi come mi piace senza subire un terzo grado. D'accordo, ve lo confesso. Oggi voglio conoscere Rodney, il ragazzo più affascinante della scuola. Ah, ho capito, questo mi sembra un buon motivo. Sono stata sveglia tutta notte e in fondo si ha solo una chance per fare bella impressione al primo incontro. Sei veramente affascinante, Clover, buona fortuna. Qui la fortuna non c'entra. Dimmi, Rodney, che impressione hai avuto della nostra scuola? Noi due ci conosciamo. Sì, ero seduta vicino a te durante il corso di biologia. Senti, hai visto in TV la partita dell'altra sera? No, avevo altre cose da fare. Mi stavo chiedendo, beh, ecco, magari hai voglia di venire a fare una passeggiata oppure, che ne so, a vedere un film con me. Mi dispiace, ma non posso. Sono in ritardo. Grazie per l'invito, Carol. Oh, non so nemmeno qual è il mio nome. Ah, devi abituarti. Con il tuo aspetto non puoi sperare di meglio, Carol. Ho fatto di tutto per essere affascinante, ma non mi ha nemmeno considerata. Non è il caso di farne una tragedia, non è così carino. Fantastico, sono stata respinta da uno sgorbio. Basta, sono stanca di curare il mio aspetto, non ne vale la pena. Benvenute, super spie, avete apprezzato il viaggetto? Senti, Jerry, non hai mai pensato di mandarci un messaggio? Qualche volta, ma non voglio privarvi del piacere di scivolare nel tunnel. Dimmi, Clover, perché sei pettinata come se fossi appena scesa dal letto? Tanto ogni giorno c'è una moda diversa, non mi interessa il mio aspetto. Clover è furiosa perché è appena stata respinta da un bel ragazzo. Beh, ragazzi, ho una sorpresa per voi che sicuramente vi restituirà il sorriso. Sto parlando di una missione a Parigi. Ah, Parigi! Dobbiamo proprio. Abbiamo ricevuto segnalazioni su persone dall'aspetto strano che girano per la Ville Lumière. Fenomeni da circo in libertà? Cannibali usciti dal sottosuolo? Zombie assettati di sangue? Non ne ho la minima idea. Tutto ciò che posso dirvi è il luogo dal quale sono giunte le segnalazioni e naturalmente farvi consegnare i supporti da Gladys. Per questa missione vi consegno spille supergonfianti, radio orecchinieriche trasmittenti, fibbie magnetiche dotate di alto potenziale e degli skateboard volanti. Come si usano le spille super gonfianti? È piuttosto semplice, basta afferrare con decisione la spilla e poi tirarla. Quindi, come vedi, si gonfia istantaneamente. Sarebbero perfetti per fare sumo. Certo che queste fibbie sono una meraviglia, possiamo indossarle anche in giro per Parigi. Oh no, Alex, non qui dentro, no! Ci fossero tanti oggetti di metallo in questo ufficio. Se giri di nuovo la fibbia, disattivi la calamita. Ah, grazie, Jerry. Forza, ragazze, abbiamo un mistero da risolvere a Parigi. Evviva! Evviva! Potremmo fare shopping tutto il giorno. E io mi farei fare un nuovo taglio di capelli. Cosa ne dici di Parigi, Clover? Devo dire che al mondo c'è di peggio. Sono veramente preoccupata per Clover. Ero sicura che sarebbe impazzita per una città come Parigi. Fortunatamente questa missione è l'occasione giusta per far dimenticare a Clover l'incidente con Rodney. Ah!
Scusa, Clover, hai del cioccolato su una guancia? Non mi importa, è soltanto una macchia. Non mi cambia la vita. Ha una macchia. Va bene, separiamoci e mettiamoci al lavoro. Prima concludiamo la missione e prima ci godremo le bellezze di Parigi. Da qui niente da rilevare. Anche qui non c'è niente di sospetto. Qui sembra tutto regolare, anche l'odore disgustoso. Non abbiamo trovato indizi, nessuna traccia di orrendi esseri mutanti. Forse è stato un falso allarme. Bene, visto che non abbiamo altro da fare, è il momento di svaligiare un po' di negozi. Shopping, shopping, yeah, yeah, yeah. Dobbiamo togliere il cattivo odore a Clover e subito. Ehi, Clover, ti va di comprare qualche profumo? Hai sempre detto che ti piace moltissimo provare le essenze. Ho cambiato idea, tanto nessun ragazzo vuole uscire con me, anche se sono profumata. Caspita, qui dentro i prezzi devono essere spaventosi. Forse abbiamo trovato quello che stiamo cercando. Andiamo. Cosa succede? Fermiamola prima che si faccia del male. Che carino, bisogna che vada anch'io in questa boutique. Smettila di correre. Possiamo aiutarti. No, questa volta non possiamo. Stiamo calme, forse è solo paura oppure è sorpresa. Ciao, vedrai che andrà tutto bene. Adesso raccontaci, così capiremo che cosa è successo. Tutto è cominciato quando sono andata dal... È scomparsa. Ma ha lasciato una traccia importante. Moody Beauty è una marca di cosmetici che non ho mai sentito prima. Moody Beauty, studiata solo per le persone affascinanti. Può farti apparire felice, triste, misteriosa, come vuoi tu. È un cosmetico prodotto da Miss Vanity, te la ricordi? Una volta era la regina indiscussa della bellezza. Lo manderò subito alla Whoop per le analisi. Torniamo di corsa al negozio per capire che cosa le è capitato. Sembra che sia chiuso. Ehi, guardate qui. La fiera di Miss Vanity. Sono aperti i casting per le modelle. Andiamo a trovare Miss Vanity, così capiremo se lei è implicata in questa faccenda. Comunque, se lei non c'entra, almeno potremo rifarci il look. Pronti, confondiamoci con loro. Ma come cammini, Clover? Devi imitare una modella. Hai ragione, non hai un filo di trucco e non ti sei nemmeno spazzolata i capelli. Non mi sono lavata neanche i denti. Silenzio, ragazze! Quella è Miss Vanity. Quando Miss Vanity parla, ascoltate e mettetevi in fila. Cerchiamo di scoprire se qualcuno di voi può rappresentare Miss Vanity nel mondo dell'alta moda. Che volti patetici e insulsi. Nessuna merita di essere una modella Miss Vanity. Ma io vi offro un'ultima possibilità. È arrivato il momento di una sorprendente trasformazione. Che cosa pensate che abbia in mente di fare? Misteriosa. Questo sì che si chiama trucco istantaneo. Gelosa. Oh, annoiata. Se posso scegliere, vorrei avere un look molto naturale. Felice. Imbronciata. Il tuo look è perfetto. Tu non hai alcun bisogno dei miei cosmetici. Vittoriosa, affamata, assonnata, irritata, eccitata, austera, indifferente. Mi pizzica la pelle del viso. Dici che è colpa del nuovo trucco. Ehi, Sam, come mai non smetti di sorridere? Non posso farne a meno, non
Arie, siete semplicemente fantastiche. Il mio compito qui è terminato. Sì, sta scappando! Non penserà di cavarsela così! Non so cosa darai per levarmi questo trucco. Mi sembra di essere diventata un'altra. Beh, lo stesso vale per me. Fermatevi! Ci siamo. In base al nostro dispositivo di localizzazione, Miss Vanity si trova da queste parti. Siamo nel posto giusto. Oh, non vedo l'ora di mettere le mani addosso a Miss Vanity. Nessuno può farmi passare per una musone imbronciata. Gliela farò pagare cara. Ehi, avete visto quello? È chiaro. Questo deve essere il posto dove Miss Vanity ha prodotto i suoi pestiferi cosmetici. Però non capisco perché Miss Vanity produce intrulli che imbruttiscono le ragazze. Dobbiamo trovarla immediatamente e chiederlo a lei. Sempre che lei non trovi prima noi. È arrivato quello che mi serve per sfogare tutta la mia rabbia. Sapete? Quando ancora mi truccavo, era un artista con queste. Caspita, per poco non mi colpiva. Credo che il mio sorriso non le piaccia per niente. Come stai in mezzo al cosmetico? E adesso una bella pulizia al viso. Abbiamo sistemate. Combattete bene per essere delle sciocche ragazze con la mania della bellezza. E questo lo dice proprio lei che si fa chiamare Miss Vanity. Ma come mai si comporta così? Il motivo è che in un felice passato ero considerata l'indiscussa regina di bellezza dell'intero pianeta. Ma un giorno, senza alcuna spiegazione, sono stata cacciata dall'industria cosmetica. Beh, me lo immagino, visto il tuo aspetto. Voi ragazze siete sempre ossessionate dalla bellezza, ma io voglio cambiare questa ridicola abitudine e dimostrare a tutto il mondo quanto sia futile la vostra vanità. Perché non accetta la fine della sua carriera? Dovrebbe trovarsi un hobby, magari come i lavori all'uncinetto. Non avrete più voglia di scherzare quando vedrete la sorpresa che ho tenuto in serbo per voi tre. Questo portacifri è dotato di un azionamento a molla che chiude molto lentamente il coperchio. Così presto ci saranno altre vittime della vanità. E ora finalmente potrò cambiare questo mondo e renderlo migliore. Per essere stata una regina della bellezza, riesce a fare i nodi molto meglio di un marinaio. Magari lei possiede un talento naturale per i nodi. Non ce la faccio proprio. La molla di questo coperchio è troppo resistente. Forse ho avuto un'idea. Perfetto, adesso tocca a voi. Sapete, se non avessimo a che fare con una svitata, sarebbe divertente. Dobbiamo raggiungere Miss Vanity prima che possa fare del male a qualcun altro. Jerry, che cosa ti è successo? Dovete sapere che a volte mi piace dare un po' di colorito alla mia carnagione pallida da inglese. E così ho voluto provare questo nuovo prodotto che era qui nel mio ufficio, ma temo che il risultato sia stato disastroso. Hai scoperto qualcosa? Le analisi di laboratorio hanno rilevato delle tracce di DNA appartenenti a persone con diversi stati emotivi.
E quel trucco modifica l'aspetto delle persone. Molto bene, il mistero è risolto, ma ora Miss Fanny ti sta tentando di fuggire. Abbiamo bisogno di una barca, Jerry. Ecco io. Grazie. E tu, Jerry, prova a sorridere. Oh. Avete un aspetto davvero splendido, bellezze. Quelle seccatrici non vogliono rassegnarsi. È il momento di usare lo speciale eyeliner liquido. Non riesco ad avvicinarmi di più. Abbandoniamo la barca e usiamo gli skateboard volanti. Non muovetevi da lì, ragazzi! Avete bisogno di un po' di ombretto da mettere sugli occhi! Ah, voi non lascerete più questa barca! Bavels, assetto da combattimento! Ah! Si sono mimetizzate in modo straordinario. Ma come facciamo a combatterle se non le vediamo? Bene, usiamo cosmetico contro cosmetico. Finalmente le vedo. Gladys, manda degli agenti Whoop per ripescare 3 criminali. Eccezionale, è stato spettacolare. Ma ho una proposta molto interessante da farvi. Non vi piacerebbe continuare il combattimento con i capelli perfettamente in ordine? Ebbene, dovete provare la mia speciale mussa super tenuta. E quando io dico super tenuta, potete crederci. Ehi, guardate, è una confezione risparmio. Dimenticate per sempre i capelli ricci. Forse si è stancata. Sta sbagliando mira. Ho parlato troppo presto. Che guaio, adesso cosa posso fare? Ci sono degli aspetti positivi, anche se hai perso. Avrai un look fantastico! Ora dovrà pensare ai modelli delle uniformi carcerarie. Tornata normale. Ero stanca di sorridere come una sciocca. Dopo l'incidente con il cosmetico di Miss Vanity, penso che per un po' eviterò di truccarmi. Sai, Jerry, a parte quello che è successo, sarebbe meglio che tu lasciassi perdere il trucco e per sempre. Beh, sì, questa è una buona idea. Siamo noi che puzziamo così. Da dove viene questo odore nauseante? Abbiamo scoperto che soltanto una lozione a base di aglio e cavoli toglieva gli effetti del trucco di Miss Vanity. È il prezzo che abbiamo dovuto pagare per tornare normali. Quante storie, cosa me ne importa, anche se puzzo e sono orribile. Ah. Clover, ho fatto fatica a riconoscerti. Caspita, lo sai che hai la stessa pettinatura della mia ragazza? Adesso devo andare. Ci vediamo in classe. Allora non c'entra il mio look. Non mi ha considerata perché è già la ragazza. Può darsi, ma con quell'orribile aspetto ti dovrai abituare ai rifiuti. A meno che non provi al circo. Ma com'è possibile che mi sia ridotta così? Hai iniziato
con i capelli, non ti sei più lavata i denti e... Ora basta, vado al groove e faccio incetta di sapone, dentifricio, trucco e belletti.